Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video, ben ritornati sul mio canale. Oggi ragazzuoli, di nuovo Fortnite, ho qualche piccolo argomento interessante da condividere con voi. Prima di cominciare però passiamo un attimino a modalità PC, ok? Su Fortnite in game, perché come avete visto abbiamo finalmente nelle notizie il nuovo fucile di precisione pesante. Tra poco ne parleremo, un nuovo fucile di precisione epico e leggendario in grado di infliggere molti, molti danni alle strutture. Ritorniamo nella modalità vlog e intanto grazie anche per tutti i commenti positivi riguardo a questa nuova grafica, ho visto che vi piace. Raga, oggi parliamo di 5 mini argomenti, ok? Parleremo di una nuova modalità sempre svelata nel game, nel codice del game. Parleremo ancora del nuovo fucile di precisione pesante e parleremo anche della Week 6. Più che altro, visto che ieri ho fatto già un video con le missioni svelate, sembra, della settimana 6, che vi lascio qua sopra nella scheda cliccabile, parliamo della stella segreta, ok? Direi che possiamo partire e mi raccomando raga, se volete nei prossimi giorni un video in cui vi faccio vedere una top consigli per migliorare su Fortnite Mobile, fatemelo sapere con un bel pollicione in su e un bel commento qua sotto. Vorrei fare un bel video ragazzi fatto bene con tutte le cose da sapere per Fortnite Mobile, perché molti di voi sono su Android e stanno ancora aspettando che il dispositivo possa entrare nel game. Come sto facendo anche io, sto aspettando la mail di invito. Io direi ragazzi che possiamo cominciare con la primissima immagine, ecco qui, direttamente dal codice del game, Play High Jump Mode, versione 2, sembra c'è quel 2. Allora, sembra una nuova modalità svelata in cui potremo giocare ad altezze ancora più alte, qualcosa che sia di più rispetto a quella che già conosciamo magari con il jetpack. Che ne dite ragazzi? Immaginate una modalità in cui si gioca solamente nel cielo, oltre ovviamente a quella che già conosciamo, modalità esplosivi, qualcosa di ancora più alto. Immaginate raga, fatemi sapere qua nei commenti secondo voi di che cosa potrebbe trattarsi, perché leggendo quel high jump non lo so ragazzi, potrebbe anche essere che il jetpack non c'entri assolutamente niente, ma è l'unica cosa che mi viene in mente per poter alzarci di livello d'altezza. Non lo so raga, non lo so, chiaramente una versione 2, quindi qualcosa di ancora più figo. Immaginate invece una modalità non esplosivi col jetpack, ma anche con le armi normali, un po' in stile playground. Non lo so, fatemi sapere la vostra raga, sono curioso. Passiamo ragazzi alla seconda immagine, parliamo ancora del fucile di precisione pesante. Qualcuno raga è riuscito a entrare in game sostituendo praticamente il codice, la stringa di codice di un'arma presente già su Battaglia Reale, che abbiamo già in game, con il codice di una nuova arma presente nel codice ma non rilasciata nel game. Sostituendo il codice, sostituendo anche l'audio, praticamente si riesce a fare questo scamotaggio, ovvero poter provare già l'arma nel game, cosa che chiaramente sconsiglio di fare, è un po' tecnica come cosa, ma sconsiglio di farla assolutamente, soprattutto entrandoci proprio e giocare in una sessione di gioco. Ma bando alle ciance ragazzuoli, questa è la nuova arma e sembra che, secondo anche l'X che vi ho portato tempo fa con anche il video su Salva il Mondo, visto che è un'arma ripresa da quella modalità di gioco, 157 raga sembra che sarà il danno sul corpo di un nemico e circa 355 quando si colpisce la testa. Raga, è un fucile che io amo un sacco, perché ragazzi io con i fucili da cecchino sono abbastanza bravo, come già vi ho detto precedentemente. Praticamente un colpo raga distrugge qualsiasi cosa, annienta tutto ragazzuoli. E infatti domani dovremo avere quest'arma, tra l'altro. Dovrebbe essere domani, visto che dice presto in arrivo, e dovrebbe esserci la patch. Like se volete una bella live potente domani mattina in cui proviamo anche questa nuova arma, questo nuovo cecchino. E adesso raga direi di passare un attimino alla settimana 6. Mi raccomando, il video di ieri con le missioni svelate non ufficiali. Oggi non parliamo delle missioni, ma parliamo più che altro della stella segreta. Sembra che ci troviamo a rapide rischiose. Perché? Perché c'è quel cartello enorme che funge molto da schermo, ok? Intanto io avvio una battaglia nel game, così andiamo a vedere dov'è questa stella. E se guardate bene lo screen, vedete che c'è quel camioncino lì al centro, proprio al centro dell'immagine, c'è quella piccola auto rossa e c'è quella stella con opacità veramente bassa. Quindi, secondo i miei calcoli, dovrebbe trattarsi proprio della zona a rapide rischiose. Io direi ragazzi che adesso possiamo passare direttamente nel game, ok? Così andiamo a vedere bene dove si trova questa stella, o meglio, dove dovrebbe trovarsi questa stella. Rapide rischiose, quindi andremo esattamente qua. Ma nel mentre raga, nel mentre che aspettiamo che carichi il nostro bellissimo autobus, torniamo un attimino in modalità di là, ok? E ci guardiamo un secondo questa immagine qui. Guardate,
Un utente sempre da Twitter è riuscito anche lui a svelare, come già vi ho fatto vedere nel video di ieri, che verso il 21 agosto la crepe che sta lì nel cielo, raga, in realtà scomparirà. Attenzione, quindi mi raccomando, siccome so che volete tantissimo vedere le mie live in cui vi faccio scoprire delle cose, mi raccomando, non mancate assolutamente, perché poi andremo insieme in live, ok? Scoprendo tutto ciò. Mi raccomando, o il 18 o verso il 21 agosto farò una bella live. Come sempre, un bel pollicione in su se volete dirmi un bel sì qua sotto, anche nei commenti. Ragazzi, andiamo lì direttamente a rapide e rischiose. Sto parlando con la carta igienica, che brutta cosa. Dovrei essere anche a un buon livello del pass battaglia. Fatemi sapere anche voi nei commenti che livello siete, del normale e anche del pass battaglia se l'avete shoppato. Andiamo. Ed eccoci qua, ragazzuoli. Vediamo un po'. La stella segreta, raga, della settimana 6 dovrebbe trattarsi esattamente secondo l'immagine di prima qua, ok? Qui c'è l'enorme schermo e qui, ragazzi, esattamente qui sopra dovrebbe esserci la stella segreta della settimana numero 6. Detto questo, ragazzuoli, mi raccomando, fatemi sapere se volete vedere il video riguardo a Fortnite Mobile con i top consigli. Secondo me potrebbe essere un bel progettino. Noi ci salutiamo qua e ci vediamo ad un prossimo video. Mi raccomando, seguitemi anche sui miei social qua sotto, soprattutto su Instagram. Ciao!